Buongiorno dal Giappone, secondo giorno a Nagasaki ed oggi vado a visitare tutti quei siti legati all'attacco nucleare che è avvenuto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo è uno dei simboli che ricorda l'attacco nucleare avvenuto qui a Nagasaki. Questo tori durante l'esplosione è andato distrutto solo per metà, l'altra metà è rimasta comunque in piedi. Sono appena uscito dal Museo della Pace di Nagasaki. Come ho fatto per il Museo della Pace di Hiroshima, non vedrete le immagini, perché come dicevo allora non trovo il senso, perché io posso anche mostrarvi i vetri deformati, i vestiti bruciati, le immagini più cruente, però resto sempre dell'idea che non hanno nessuna forza se non si viene qui. Il messaggio di questo museo non è colpire, ma è trasmettere quello che è successo perché non accada più. Le uniche immagini che voglio mostrarvi sono la parte finale dell'esposizione, quella che riguarda oggi. Allo stato attuale ci sono ancora migliaia di bombe nucleari stoccate, stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, della Russia, della Cina, della Francia, dell'Inghilterra, Israele. Poi è interessante vedere il trattato che è stato firmato per dismettere l'uso delle armi nucleari e vedere da chi non è stato firmato. E vi fate un'idea di chi sono. Sono sempre gli stessi, sono quelli che hanno le armi nucleari ovviamente. Questo museo come quello di Hiroshima siano fondamentali da visitare, soprattutto se venite in Giappone e potete rinunciare a qualcos'altro, ma non a questo. Il pilastro è l'ipocentro dell'esplosione, avvenuta a 500 metri di altezza. Ultima tappa di Nagasaki è il tempio Sofukuji, un tempio completamente rosso, è un tempio zen della corrente Obaku.
Questa sera sono qui al parco, vicino al porto, per rilassarmi. Oggi è stata una giornata molto lunga, molto calda e soprattutto veramente molto umida. Ormai sono 20 giorni che continuo a camminare, avrò percorso più di 250 km e con questo caldo, con questa umidità, è stata veramente una sfida. Infatti domani mi sposto a Beppu, che è una località termale che ho scelto come tappa intermedia per rilassarmi. Poi inizierà quel lungo itinerario che mi porterà fino in Hokkaido. A proposito di Nagasaki, devo dire che come città mi è piaciuta molto. Inizialmente non avevo previsto di visitarla, ma avevo previsto di visitare Kumamoto. Poi c'è stato purtroppo il terremoto e ho scelto di venire qui. L'ho fatto bene perché è una città che offre tantissime cose. In 2 giorni e mezzo che sono stato qui non sono riuscito a vederle tutte. Ho dormito in un ostello poco distante dalla stazione, molto comodo, da delle stanze molto ampie rispetto agli standard giapponesi. Non è gestito da giapponesi ma da cinesi, ma questo poco importa in quanto è pulito e confortevole. Per cui vi do appuntamento a domani. Con questo si conclude Nagasaki e ci vediamo a Beppu. Ciao!